raggiungo quell'altro. Intanto tu legalo. Bene. Ancora niente? A volte è in ritardo. Ores, hai poi provato la camomilla? Sì, grazie, è servita. Senti, io credo che dovresti... La supplico, dottor Mike, la supplico. Non cominci anche lei. Sono stufo, Marcio, che tutti mi facciano sempre coraggio, che mi invitino ai picnic o che siano più gentili del solito. Lo so molto bene che il mio matrimonio è fallito. Crede forse che io non lo sappia? Mi dispiace. La gente parla troppo, hai ragione. Insomma, a volte peggiorano le cose senza saperlo. Perché? Lo ha provato anche lei? Sì, quando morì mio padre e dopo il massacro di Ushita. Mi dica, dottor Mike, come l'ha superato? Si imparano tante cose nella vita. Nessuno ci può insegnare ad affrontare una perdita. E tutto quello che ti posso dire è che io ho deciso che era giusto provare ogni cosa. La tristezza, il dolore, la paura che niente sarà più come prima. E quello che lei voleva si è avverato. Tutti i suoi progetti. Esatto. E il metodo migliore è vivere, Ores. Superarlo. Io ce l'ho fatta. Ce la farai anche tu. Grazie, dottor Mike. Crede che potremmo parlarne qualche volta? Naturalmente, Ores. Un incidente. Sulla ferrovia? È il treno di Sally? Temo di sì. Porterò questi con me. Ho sellato Flash, quando vuoi possiamo andare. Bene. Mi devi raggiungere prima possibile. Potrebbero esserci degli ustionati. E ricordati di portare tutte le bende che abbiamo. E poi servirà un guento e strumenti chirurgici. Come ci arrivo là? A cavallo. A cavallo. Noi prendiamo il carro, potremo trasportare molto più materiale. Ci metterete lo stesso tempo. Chiamo Robert T., ci vediamo là davanti. Dì a Grace di portare Katie con sé quando porterà da mangiare.